C'è un pensiero del combiando Monsignor Michele Castoro che ci può aiutare a focalizzare bene l'azione pedagogica e l'atteggiamento interiore, le motivazioni che spingevano Padre Pio a vivere il ministero della riconciliazione in un determinato modo. Ve ne vado. Questo pensiero di Monsignor Castoro lo andiamo a leggere. È una omelia che Monsignor Castoro, che nel 2011 era ancora pastore dell'arcidiocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, un'omelia che lui fece proprio il 23 settembre, giorno della festa liturgica di Padre Pio da Pietrelcina. Riferendosi al cappuccino santo, Monsignor Castoro diceva: concepiva la sua opera di confessore come un aiuto a far rinascere le persone, a farle diventare nuove. È nel confessionale che egli è stato un educatore, secondo il significato etimologico di questo termine, che si riferisce proprio alla capacità di far emergere in una persona la sua vera realtà, al di là di ogni ostacolo, chiedo scusa, e di ogni limite. E la sua durezza, conclude Monsignor Castoro, era manifestazione della consapevolezza da parte sua, cioè di Padre Pio, di quanto fosse delicato questo compito. L'azione educativa di Padre Pio avveniva nel confessionale, perché Padre Pio voleva che ogni persona rinascesse a nuova vita e fosse responsabile, o meglio, consapevole e poi responsabile dell'opportunità di salvezza che il Signore gli donava, ma nello stesso tempo anche aprisse gli occhi quando questa opportunità di salvezza il penitente stesso la rifiutava oppure si allontanava. E la materia, tra virgolette, del sacramento della confessione è una materia delicata, intima, verso la quale dovremmo tutti avvicinarci togliendoci i calzari, perché è realtà sacra. L'anima è una realtà sacra. È un penitente che vuole appunto tornare al Signore, vuole riscoprire le opportunità di salvezza che il Signore gli dona e sa, è una persona sacra da rispettare e non da etichettare. E questo mi porta anche ad avere molto rispetto del ministro della riconciliazione, del ministro della confessione, che è appunto il sacerdote. Noi sacerdoti, diceva Padre Pio, amministriamo il sangue di Cristo, attenti a non buttarlo con facilità e leggerezza. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.